Il gioco si sta installando e già abbiamo l'aggiornamento 1.02. Va bene, la patch del giorno 1 esiste sempre. Non mi scandalizzo. Il gioco è installato. Andiamo! Oh, no, roba da accettare. Scorri tutto, va bene, ci sto. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saint Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Allora, parliamone. Sono contento, sono agitato anche, perché non so cosa aspettarmi veramente. Sequenze interattive automatiche. Attiva e disattiva il timer del gioco. Se questa impostazione viene modificata durante una missione, per renderla effettiva dovrai ricominciare dal punto di controllo. Come? Scusa? Cioè no, difficoltà? Ma come? Ma scusami. Vabbè, questo ci sta. Questo è buono perché ti fa capire se scegli un maschio o una femmina. Però come difficoltà tra guardie a tempo? Per quanto io le odio le cose a tempo, il bello delle sfide a tempo è proprio il fatto che hai quel limite di tempo e basta. Semplificartelo vuol dire semplificare tutto. Ci sta, però lo apprezzo tantissimo, grazie, grazie, perché io odio le cose a tempo. Ok, direi che nei comandi non abbiamo nient'altro da guardare. Direi di iniziare subito la campagna con una nuova partita. Imprendibile, sensei e capo. Allora, direi di partire con la base, visto che non abbiamo ancora mai giocato al gioco. E dobbiamo scoprire tutto. Dai, cazzo! Non vedo l'ora! Eccolo! Oh! Però qua mi sa che siamo già avanti nel tempo, aspetta. Qua ci diranno come hanno costruito l'impero. La butto lì. Pensavo molto peggio i personaggi, eh? Invece sono tutti abbastanza fighetti. Mi aspettavo più giovani, diciamo. Invece sono bene o male tutti quanti stile Saints. Madonna, quanto è grosso sto tizio. This is a celebration for the Saints, is it not? Esatto. Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Beh, direi che è probabile. Pensavo stesse per vomitare. Lo stile grafico non mi dispiace. Per quanto qualcuno potrebbe lamentarsi, a me piace lo stile grafico che hanno mantenuto, stile i vecchi Saints Row. Lo apprezzo tantissimo. Preferisco uno stile così per Saints Row che una roba iperrealistica. Lo apprezzo molto di più. C'è un gatto! Ma no, quanto è strano, no. Però è bellissimo, già lo amo. Allora, era un po' poligonale quel gatto, però lo amo già quel gatto, lo voglio accarezzare. Voglio già accarezzarlo. La Madonna. Neanche Pierce ballava così. Sì, poi. They're in there. I'd knock if I were you. Ton, ton, ton. Hello? Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history, but I was thinking. Allora, come dicevo, qua è il più avanti. But we could work something out. Ah, però aspetta, questo è il boss, ok. Cioè, questi eravamo noi. Allora, c'è una cosa già un filo strana. Di solito il boss non si fa mai vedere in faccia fino a inizio missione, fino alla prima missione, anzi la seconda per essere più precisi. Però qua l'abbiamo visto di schiena e sappiamo che il boss è lei, cioè lei è il boss. Noi siamo solo dei sostituti.
però dammi i miei vestiti, scusami. No, dai, avevo fatto tutti i vestiti apposta. Ma come? Ma scusami, ma avevo messo tutto... No, aspetta, però forse... Forse aspetta. A parte che abbiamo le mutande della Marshall. Ok, no, puoi... La luce però, la luce. Potrebbe essere il fatto che qua siamo... Nella parte iniziale abbiamo quei vestiti perché dobbiamo avere questi vestiti. Ecco, c'era una cosa che volevo sostituire però. La protesi, volevo vedere se potevo sostituirla un attimo. Sono indeciso se toglierla, la protesi. Quasi quasi la tolgo, dai. Per quanto sia bella l'idea, no, preferisco toglierla. Penso che sostituirò la voce e metterò la 7. Ok, a parte il vestito che non mi piace per adesso, lui... È il nostro capo dei Saints. Si chiama Johnny. Ho deciso io. Si torna alla festa. Ah, guardalo, ci sta. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Non mi sembra molto soddisfatto. I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros, fuck the Idols, fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby! Yeah! Instagram stories! Or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Ma si è buttato di sotto. No, il telefono, che è successo? Si stanno hackerando, secondo me. Oh, è sangue. Ma è l'inizio di Fallout New Vegas. È l'inizio di Fallout New Vegas, no! Ma io scherzavo quando dicevo che volevo fare il corriere! Bene, siamo seppelliti vivi. Ci hanno seppelliti vivi. Semi vivi. E quello è il telefono. Beh, non è il migliore degli inizi, eh. Però anche Fallout inizia così, quindi può solo che migliorare. Qualche mese prima. Hello and welcome to Marshall Defense Industries. Grazie. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled. And in doing so, minchia che male! Marshall material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Ho capito, ma il tizio là è morto. We make the world a better place. Dalla vecchia. Lo sapevo. So how do we do that? With a little TLC. Technologically advanced weapons. Loose morals. And a culture of conflict. Vanno troppo veloce i sottotitoli rispetto a quando parlano, eh. It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on. Ah, ma noi eravamo nella Marshall, quindi. To the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So, I should be reviewing the life insurance policy. You know our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen. E tra l'altro lei è una protesi, mi sembra. This is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the son of a bitch. No, non è vero, non ce l'ha la protesi, ok. Cioè, quindi no... Beh, allora... È una cosa strana, ma è figo. È figo il fatto che... Parti da una fazione totalmente diversa. Newbie, catch up!
Ma è il coso della Stag. Questo è il Silver Gatch che abbiamo visto prima. Minchia. Abbiamo visto prima nelle cartoline. Minchia. Di nuovo. Jesus Christ, it's my first fucking day. Dio mio. Allora. Anybody left? Me. Ok, con R, con L3 sprintiamo, con X saltiamo, con cerchio schiviamo. Ok, ok, calmi. Allora, come mi abbasso? Come mi abbasso? Allora, con quadrato ricarichiamo. Eccolo là. Non riesco a prenderlo, va bene. Sto arrivando. Ecco fatto. Ottimo, è morto anche questo tizio. Sono morti tutti. Beh, c'ha ragione. Comunque, con R3 diamo il calcio. Ok, abbiamo anche altre armi. Minchia che male. Uccisione di Mischi. Abbiamo ottenuto anche dei punti. Allora, con L1 cambiamo le armi. Con R1 penso le granate. Con L2 miriamo. Ah, con R2 spariamo. Ok, giustamente, è vero. Sono scemo, l'ho fatto fino ad ora. Ma non mi posso abbassare? Ok, posso farlo. Ho lodato il sole. Posso farlo con la levetta analogica, ok. Cioè con la levetta analogica, con il pad, volevo dire. You still alive? You sound like you lost the pool. We'll use this APC for cover. A rolling shield? Nice. No, I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Roger that. Ma sembra una missione di Overwatch. Dobbiamo scortare il blindato. Più che altro, allora, so che è una cosa brutta, però fammi solo vedere una roba. Ok, questa è una cosa che volevo, però ho appena scoperto che puoi modificare la difficoltà di tutto. Pericolo, nemici, la frequenza di quelli forti, la difficoltà della notorietà, le penurie di munizioni, cioè... Puoi veramente modificare tutto. Per quanto mi piaccia, mi sembra un po' troppo però. Comunque l'agganciamento facciamo completo come era anche per gli altri giochi. Ecco fatto. Anzi, aspetta. Oh. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work, if you survive to collect it. Got it. Just trying to understand the pay structure. Oh, oh, il blindato. Ecco fatto. Bello che col triangolo facciamo le azioni particolari. Allora, ma come è stato distrutto di già? Il mio primo fottutissimo giorno, ma no. Ma com'è stato distrutto? Ma che blindato di merda. Elevati. Ecco fatto. Dio mio, mi sento così sporco ad essere già morto. O meglio, di aver già fallito la prima missione. Got it. Just trying to understand the pay structure. Vieni qui. Ecco fatto. Ma il blindato è una merda. Non ha difese. Bailey, hold up. Marshall, clear the field. Ecco fatto. Cover down. Shit. Woo, take the turret. I got it. I'm good with these. No, that's not... You are damn lucky we don't have time to argue. Ecco fatto. Ma posso entrare? See? Told you I was good with these. Just shut up and shoot.
Just shut up. Non riesco, ecco. Non riesco a prenderlo, questo mitra fa schifo. Chopper, take it out before it cuts us down. It's so funny when you're taking fire, huh? Oddio, pensavo di essere morto. Bailey, you all right? Bailey? Bailey, get your foot off the gas. Whoa, shit! Che è successo? Cosa ha fatto Bailey? Beh, siamo da soli, siamo mezzi morti. Gwen? Gwen, can you hear me? Anybody? They're all dead or there's no... Atterra il nemico e recupera l'energia durante il combattimento. Sconfigge i nemici per riempire più velocemente l'indicatore di atterramento. Ok. Reckon I should push on and find the Nawali myself. Eliminate the intruder. Più più. Sparagli in faccia. Ecco, questo è un buon modo per things we do for rent. Per ritornare in vita. Ecco fatto. C'è qualcosa che posso comprare? No, peccato. Non ci sono oggetti per terra, armi. Vabbè, è la prima missione effettivamente, ci sta che non... Ci sta che non abbia... Bello, c'aveva il macete, lo voglio. Dammi quel macete. Posso fare un attacco in corsa? No. Niente attacchi in corsa. Ah, ma devo ricaricarla. Devo ricaricarla l'abilità se voglio ricaricarmi la vita. Ok, vieni qui. Minchia. Che male. Gli ha rubato il coltello. Bello. Allora, a livello di animazioni mi sta piacendo. Non lo sento ancora un Saints Row vecchio stile. Però mi sta piacendo. Ruota delle armi, sì, lo so, grazie. Gwen, hello, do you read me? Newbie, you're still alive? Sì, yeah, che sono vivo, porca puttana. Nawali's hold up in the saloon up ahead. Rendezvous with the rest of us and we can box him in. In a minute, I'm gonna clear out some goons first. I gave you an order. It's on my way. Besides, we don't want him coming up behind us later. Ok. But next time I give an pensavo fossero finti, pensavo fossero veri cavalli. Yes, ma'am. Ok, perfetto, sono circondato da stronzi. Aspetta. Ok. È una situazione del cazzo. La cosa migliore che posso fare è correre e schivare. Allora, calmi tutti. Facciamo la cosa più giusta possibile, ovvero nascondiamoci dietro gli angoli. Laddove il cecchino non può arrivare. Yes, you assholes are just working stiffs too. Ottimo, mi ha lanciato una granata. Ecco fatto. Addio al cecchino, ce n'è un altro. Ecco fatto. Mi piace che ci sono anche le eliminazioni ambientali. Non riesco a colpirli però. Allora aspetta. Mettiti giù. Ecco fatto. C'è troppa gente, calmo. Ok. Aia, che male. Aspetta, vieni qui. Vieni, 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 che devo ricaricarmi.
Ok, grazie. Uff, mamma mia. Little C4 should take out that barricade. Ok, dov'è la dinamite? Qua. No. Sbagliato, perché continui a schiacciare cerchio? Per porca puttana. Prendi quella dinamite. Anche se è C4, però fa niente. Quella non è proprio dinamite, ma ehi. Couldn't do that at my last job. Altri nemici? No, mi sa che siamo arrivati. Eccomi. Ciao. Siete sopravvissuti in tre stronzi? Let's move. We gotta keep the Nawali hold up until Charlie team arrives. Newbie, once we hit the saloon, you flank left while the rest of us hold the center. Flank? But I can... Yes, ma'am. Saloon's right around this bend. Get ready and remember the plan. Beh, right, allora, le ambientazioni comunque non sono male, eh. Minchia, che volo che si è fatto quello. Allora, devo sostituire però una cosa. Devo migliorare un attimo la cosa della mira. Aia! Dove sei arrivato tu? Ecco fatto. Newbie, I told you to flank left. No plan survives contact with you. Ecco fatto. Vieni qui. Aspetta. Where's Charlie team? We're being overwhelmed. Hold fast. We go down, we go down fighting. Come on. It's my first fucking day. Ecco, ha detto il titolo dell'episodio. Charlie team is here. Sit back and let us wrap this up. Nice timing, gang. Beccati questo. Non perché è arrivato il Charlie Team mi impedirete di combattere. Dai, vieni fuori. Ok, grazie che l'hai colpito tu. Yeah, that's probably because of my flanking. Now get in there and flush that son of a bitch out. Va bene, ci penso io. That son of a bitches. What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Ma cos'è un assassino? You're coming with me. You really think you have what it takes to bring me in? Direi di sì. I mean, yeah. Allora provaci, pezzo di merda. Hey, where you fucking going? I said you're coming with me. Perhaps I don't respect your authority. Duh. Then respect this. You said one foot on those stairs. Holy shit. No, you goddamn don't. Allora, mi piaceva l'idea di quando correvi facevi l'atta... Oh, aspetta un secondo. No, che peccato. Ah, ci ho sperato. Mi piaceva l'idea che quando scattavi... Potevi fare l'attacco in corsa ed era figo, calmo. Make it easy on yourself. Però vabbè, non importa se l'hanno tolto. Cibo per la mente. What? I can't find it. Never mind. Get back here and regroup. We got the bastard bottled up with nowhere to run. Ecco fatto. È scappato comunque. Non so in che modo, ma è scappato. Non è che ci danno la colpa ora per questo? We know he's in the saloon. He can't stay in there forever. What the fuck? Beh, esatto, a quanto pare non è più nel saloon. We need air support now. Stand down. We don't got time for hero bullshit. Don't worry, I got this. Beh, dai, è stata un'idea almeno. È qualcosa. Il Prospector Saloon.
Perché ho idea che adesso il filo si... si spezza? Sbrigati! Sbrigati, Johnny! Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra. Come out with your hands up. Not today. Oh, fuck. Comunque noi siamo militari addestrati ed esperti a modo nostro, eh. Ecco, fatto. Di là. Man, hurry! I can barely get a beat on these guys. Oh, if only someone had told you to stand the fuck down. Esatto. Hold this thing still so I can kill your guys. I'm getting shot. Ecco, fatto. Ah, posso metterli in pausa i video comunque, eh. Beccatelo! Beccatelo, stronzo! Ecco, fatto! Aspetta! Ecco, fatto! Madonna, si è spaccato tutto. E no, e no, e no. Non mi potete uccidere. È una di quelle sequenze in cui non puoi uccidermi. Ma scusami, ma sei coglione anche tu, eh. Sparagli piuttosto, no? È bravo lui, eh. You're too predictable. Am I? Perché penso che muoiono tutti qua ora? Beh, siamo stati bravi, dai. Get your hands in the air. Mani in dito, c'era scritto. Mani in alto, semmai. L'ho preso. Il mio primo fottutissimo giorno. Ecco, lo sapevo. Ah, sì, ma io volevo la mia di giacca. Se vuoi rimuovere la biancheria, modifica le impostazioni del pudore del... Ma io non la... Ma scusami, perché uno si dovrebbe scandalizzare di una canottiera? Vabbè, teniamola con 200 gradi all'ombra, però. Beh, direi che ora che ci siamo rivestiti possiamo andare. E questo però è la fine del primo episodio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!